Ciao ragazze, sono qui oggi per mostrarvi delle creazioni prima che appunto devo spedirle, prima che partano. E infatti queste sono delle commissioni. Allora, partiamo subito con queste bamboline che, come potete vedere, sono ispirate alle Blight Doll. Non fate caso alle mie mani, stavo dipingendo. Allora, eccola qui, questa è una bimba con in braccio il suo cagnolino ed è appunto ispirata alle Blight Doll. Questa è la prima. Poi abbiamo Alice Steampack, che già vi feci vedere tempo fa perché mi ero ispirata all'Alice Palip che avevo acquistato e recensito. Infatti, se volete vedere il video lo potete trovare nel canale. E avevo realizzato questa bambolina, una ragazza me l'ha richiesta però modificandola un po', e infatti mi ha richiesto di metterle in braccio un piccolo cappellaio, eccolo qui. Ok, poi mi sono stati richiesti degli orecchini, in questo caso abbiamo Jasmine, la principessa Jasmine. Eccola, che ho abbinato a questo fiorellino, e poi mi è stata richiesta anche Daenerys e il draghetto. Eccola qua. Allora, se ricordate, tempo fa ho realizzato le Skull Doll. E in questo caso io ho realizzato questa bambolina e mi è stata appunto richiesta di riprodurla, ed eccola qui. Poi, sempre dalla stessa ragazza, mi è stato richiesto di realizzare anche degli orecchini che dovrò andare a montare a forma di teschio messicano. Eccoli qua, sono molto colorati, molto particolari. Allora, poi una richiesta molto particolare, cioè di realizzare, questo è un po' particolare davvero, di realizzare un paio di orecchini dove da un lato dovevo realizzare ovviamente stilizzato Renato Zero, vediamo se si vede, eccoli. E dall'altro lato un signore che mi è stata appunto inviata un'immagine, un disegno, e io dovevo appunto stilizzarlo e farne un orecchino. Allora, andiamo avanti. Poi mi è stata richiesta questa collanina delle Starbucks Doll, sempre un'altra collezione di quest'autunno. E una ragazza le è piaciuta, appunto mi è stato richiesto di riprodurla. Vediamo se si vede. Sì, eccola qui. Le ho fatto anche delle lentiggini, vediamo se avvicinando credo che si veda. E niente, poi ho realizzato anche un paio di orecchini che appunto erano disponibili nell'app che ho fatto martedì 13, e questi sono degli orecchini ispirati al nuovo cartone Oceania, appunto della Disney. Lei è Moana, che però in America è chiamata Moana e in Europa invece le hanno assegnato un altro nome per problemi di diritti del nome, anche perché ricercando un po' su Google il nome Moana, insomma, uscivano anche altre cose. Come sapete, Moana è il nome di una pornostar, quindi non era il caso di assegnare il nome ad una principessa Disney, appunto il nome di una pornostar, quindi le hanno assegnato un altro nome che ora non ricordo, Viviana, una cosa del genere, scusate, adesso non ricordo. E questo è il suo amichetto porcellino Pua, se non erro si chiama così. E niente, ci tenevo a farveli vedere, e con questo è tutto ragazze. Io spero che il video...
video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate un bel pollice in su, e se non l'hai fatto e se ti va iscriviti al canale, e se vuoi condividi con i tuoi amici. Noi ci vediamo alla prossima, un forte abbraccio, grazie sempre per il supporto che mi date e niente, alla prossima, ciao!